vi do un abbraccio fortissimo, state tutti quanti nel mio cuore, voglio salutare, ciao Marcello Bandino, grazie mille sempre per i commenti, mi dai tanta forza. Torniamo a noi ragazzi, oggi vi porto una mia interpretazione della seppia e piselli. Non lasciamoci spaventare dagli ingredienti, ma andiamo sempre oltre. Venite con me che vi faccio vedere tutti gli ingredienti che servono per questa speciale preparazione. Andiamo! Per fare questa preparazione abbiamo bisogno di farina, uovo, cipolla rossa, ma va bene anche quella bianca o gialla, una patata, lime, carota, piselli, un po' di datterini gialli, una bella seppia alla quale utilizzeremo anche il nero, un buon olio d'oliva, un po' di sale, un goccio di vino bianco per sfumare, un po' di prezzemolo. Per prima cosa andiamo a cucinare i nostri piselli con la patata per creare una sorta di cremina o ripieno per la pasta al nero di seppia che andremo a fare. Andiamo avanti con la preparazione! Andiamo a pulire, a mondare la nostra seppia. Mi raccomando, fate molta attenzione a non bucare la sacca del nero. Seguitemi e capirete passo passo tutti i passaggi di questa bellissima ricetta. Andiamo! Oh, dimenticavo! Mi raccomando, lasciami un bel like ed iscriviti al mio canale per non perderti tutte le mie novità. Qua abbiamo fatto la nostra pasta fresca ripiena di piselli al nero di seppia. Ragazzi miei, mi raccomando, quando fate un qualsiasi impasto tenete sempre da parte un bricchetto con un po' d'acqua e un bricchetto con un po' di farina,
In tal caso extra alla ricetta avreste bisogno. Adesso andiamo a saltare la nostra ceppia in padella, per poi andiamo a buttare la nostra pasta ripiena in acqua bollente, per poi andiamo all'impiattamento. Seguitemi passo passo per capire tutto. Andiamo! Ragazzi miei, la pasta è cotta a puntino e ha raggiunto la giusta cremosità. Adesso andiamo all'impiattamento! Questa è la mia interpretazione della seppia e piselli. Oggi quest'altra ricetta è terminata, amici miei. Spero che con questa seppia e piselli vi ho dato un po' qualche idea o qualche cosa di innovativo. Mi raccomando, cercate di replicarla e mandatemi le foto. Lasciami un bel like ed iscriviti al mio canale per non perderti tutti gli altri miei video. Grazie mille, ti do un bacione fortissimo. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!